Allora Luca, oggi dobbiamo preparare il video appunti sulle ossa per la verifica. Queste sono le domande della verifica sulle ossa. Quante sono, come sono fatte, di che cosa servono, che tipo di ossa abbiamo, se si rompono cosa succede. E questa è la mappettina che abbiamo preparato per preparare un pochino questa verifica. Vediamo com'è un po' più grande, che così ci aiutano. Qua non c'è scritto quante sono, ma noi sappiamo quante sono, vero? Sì, Quante sono? allora da adulti sono circa 200 e da piccoli sono anche 350. Sono di più, Sì. sono di più, perché poi dopo cosa succede? Eh sì, Si ci sa. sono. Sì. Allora, qua dice quante sono, dove sono le ossa? Sono all'interno del nostro corpo. Sono dentro la segnalazione. E sempre nell'uomo sono dentro. Sì. Nell'uomo sono dentro. E di che cosa sono fatte? Allora, all'esterno sono dure. Sono abbastanza dure. E dentro invece il E tessuto com'è? dentro c'è ossa di calcio. Un tessuto piuttosto spugnoso. Sì. Abbiamo visto anche nel video, però ti ricordi? Video sulle ossa qua, che si vedeva appunto il tessuto spugnoso. Non lo facciamo partire, ma te lo ricordi, vero? Sì. Sì. Abbiamo visto questi tre video qua. Ecco, quindi sono fatti di questi materiali qua. Poi casomai approfondiamo. A che cosa servono? Qua l'avevamo anche scritto, vedi, le tre funzioni. E servono a sostenerci il nostro corpo, se no cadremmo. Servono a proteggere gli organi interni. Per esempio questi cosa proteggono? Qua, la gabbia toracica protegge cosa? Dentro Il petto. cosa c'è? Qua dentro. Il Ci petto. sono dentro, ma sì, ma dentro il petto cosa c'è? Niente. Qua dentro ci sono i polmoni, qua dentro c'è la parte Sì. importantissima anche, i I polmoni polmoni e il cuore. e il cuore E poi cosa fanno? Permettono? permettono il movimento e con i muscoli Cioè, insieme ai muscoli sì. diventano uno strumento di movimento. Come sono le ossa? E che tipi di ossa abbiamo? Allora, sono Tu, lunghe. aiutati con la mappa che abbiamo fatto, che questa serve poi dopo per Sono ripassare. lunghe, corte e piatte. Vedi qua abbiamo messo delle immagini. Allora, quella è lunga, per esempio, E se ti devi femore, toccare una parte, cosa ti tocchi? la gamba, Ti tocchi la gamba, ecco, questa qua te la ricordi come si chiama? Il femore, femore, quello lì è quello che abbiamo. Le ossa corte quali saranno, per esempio? della mano, le Della dita, mano, le dita, sai come si chiamano questi qui? Falangi. falangi, E un osso piatto qual è, per esempio? sì, il cranio, Il cranio, oppure? la cosa, No, dentro la coscia c'è questo ossone qua, sì. piatto, che è il Il bacino. bacino. Il nome è bacino. Abbiamo messo qua, queste sono le ossa piatte. Andiamo avanti guardando anche un po' la mappa. Le ossa abbiamo visto che fra una e l'altra c'è una articolazione. Adesso qua nella mappa non c'è, ma ti ricordi cosa abbiamo visto? Fra un osso e l'altro, nell'articolazione, ti ricordi? C'è un tessuto mollo, C'è un midollo no, osseo. dentro l'osso c'è il midollo osseo. Ma fra un osso e l'altro c'è qualcosa di mollo, che è la Cartilagine. cartilage. Ma c'è solo lì o c'è anche in qualche altra parte? Nell'orecchio. Oppure? Nell'arto. E anche nel naso, sì. È molto importante perché è una parte morbida fra le ossa, sennò scricchiolano. Scricchiolano lo stesso, Sì. ma scricchiolerebbero ancora di più. Se si rompono, cosa succede? Ti ricordi? Per Il nostro corpo cadrebbe terra. a piombo, diciamo. E quindi cosa bisogna fare se si rompono? È fatta. Mettersi un gesso rigido Quindi un osso e così. esterno, insomma. Sì. E così le tiene unite. Così le tiene unite per un Sì. certo periodo e poi dopo cosa fa il nostro corpo? Produce il callo. Callo osseo. Il callo? E aggiusta l'ossa. E se tu l'hai messa male, si aggiusta male. Si è messa bene? Giustamente. Si aggiusta bene. Insomma, ecco, giusto per partire, dopo casomai approfondiamo.